Sono Giorgia Tamburini in Arte Lane. Ho 25 anni, vengo da Faenza. Sono stanca di essere giudicata, sono stanca di sembrare perfetta, sono stufa di fare quella matura, i miei occhi forse non li hai visti mai. E sono una cantautrice. Non sono diversa, come dici, non sono completa, credici. I pensieri è difficile cambiarli, sai, ma tu i miei ancora non li avrai. Guardo il cielo e penso che... Benvenuta a Cult. Grazie. Come inizia il tuo percorso musicale? Da quando sono piccolina, avevo 10 anni, mi piaceva cantare e ballare e la mia mamma mi ha portato a lezione di canto perché ha detto che così forse stavo un po' ferma. Successivamente, dopo vari concorsi sempre nel mondo della musica, sono riuscita a vincere un concorso che mi portava la possibilità di intraprendere un'audizione per un contratto discografico in PMS Studio e la fortuna vuole che a Raffaele Montanari sono tanto piaciuta, perciò è da 4 anni ad agosto, se non mi sbaglio, che sono ufficialmente cantautrice in PMS Studio. Come stai? Normale, al lavoro normale. Che cosa ti piace cantare? Un po' di tutti in realtà, diciamo che mi piace ascoltare un sacco più che cantare tanto. Mi piace ascoltare tantissimo le cose in macchina e infatti una delle mie ultime canzoni si intitola Motivetto, che è una canzone da ascoltare in macchina. Mi piace cantare il pop, l'indie, il musical tantissimo, il cantautorato mi piace moltissimo, sì. Il tuo modo di scrivere? È un modo molto autobiografico e non sono da sola a scrivere, però questo lo devo dire perché scrivo in coppia insieme alla mia mamma. Io e la mia mamma, Tania Mazzotti, scriviamo insieme le mie canzoni. È una cosa di famiglia. Un motivetto da canticchiare, un motivetto per non pensare mentre guidi in tangenziale. Ti piace scrivere di quali argomenti in particolare? Un po' di tutti in realtà. L'ultima canzone, che si intitola Normale, parla di quanto sia meravigliosa la normalità e di quanto ogni persona magari possa avere paura di non essere definita unica o speciale, ma quando in realtà ogni persona è speciale nel suo essere maledettamente normale, un po' come sono io, una persona maledettamente normale. Beh, insomma, comunque sai, fatto tuo fin da bambina, anche studiato al DAMS, quindi ti sei laureata in? Cinema e teatro all'Università di Bologna, in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo per l'Università di Bologna. E con la recitazione hai a che fare? Hai avuto esatto, a che fare. Sì, ho avuto a che fare con la recitazione anche lì da quando sono piccolina, perché mia madre e mio padre facevano parte di una compagnia teatrale parrocchiale a Faenza e quindi io sono entrata dentro il mondo del teatro fin da piccola, soprattutto dentro il mondo dei musical, e successivamente ho intrapreso anche io questo bellissimo percorso del mondo della recitazione e non potrebbe essere una cosa più bella di quella sicuramente. Un'altra stupida canzone che non ha nulla da raccontare. Cosa ti dà il musical in particolare? Il musical mi fa sentire a casa, proprio stare sul palco e interpretare un personaggio, quindi essere un'altra persona per chissà quanto tempo, è spettacolare. In più comunque in generale cantare, ballare, è stupendo. Secondo me non c'è cosa più bella. Cosa ti dice la tua insegnante di canto? Come si chiama? Emanuela Cortesi. Che è abbastanza anche famosa. Sì, è stata una corista per Elsa Ramazzotti, Laura Pausini, insomma è una delle muse del cartone animato Hercules. E lei che cosa ti consiglia? Quali sono i consigli più ricorrenti? Di scrivere tantissimo, di prendere tantissima ispirazione dal mondo esterno, anche quando magari io personalmente non ho una canzone da raccontare, non ho una storia da raccontare, di ispirarsi tantissimo a cose magari di altre persone, far finta di essere un piccolo narratore, e di cantare tantissimo assolutamente, perché la musica fa bene al cuore, dice sempre così. Cosa ti auguri per il futuro? Mi auguro di rimanere maledettamente normale e, e di continuare così, nel senso che per adesso la mia vita è talmente bella nell'essere normale, appunto, che deve continuare a rimanere così. Comunque è una normalità artistica. È una normalità artistica che io apprezzo tantissimo. E allora te lo auguro. Cosa c'è di speciale nella vita se tutto è maledettamente normale? Grazie mille. Grazie mille a te. Stop. Cosa
cosa c'è di speciale dentro di me, se poi mi sento maledettamente normale.